Bentornati a tutti, siamo ancora qui con la versione finale di Devil May Cry che uscirà tra pochissimi giorni nei negozi. Io sono Mattia, assieme a me con il gamepad dell'Xbox 360 in mano c'è Marco. Saluto a tutti, Marco. Ciao. Allora, Saluto come fantastico. Come avrete capito, lui è impegnato in questo livello di Devil May Cry che è l'ottavo, dico bene? L'ottavo, sì, senza occhi. È impegnato a cadere a perché cadere. Stavo Perché già. Si chiama senza occhi questo livello? No, non, No, 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 beh, no. no. Poi facciamo rispondere. Allora. Già stiamo facendo uno spoiler visivo, tra virgolette. Io, per esempio, sto soffrendo in questo momento perché voglio giocarmi Devil May Cry. Ho giocato un po' della versione preliminare, quella su cui abbiamo realizzato le anteprime, però sto aspettando il gioco completo per giocarmelo tutto e quindi sono costretto a vedere un po' di ambientazioni che non ho ancora vista per colpa di Marco. Ci sono sempre io di mezzo quando c'hanno le scocciature, che ti devo dire. Allora, qui però vediamo un ambiente di gioco particolare perché ci sono questi schermi a lato, fanno tanto tecnologia, ambiente Assolutamente, moderno, ma perché non diciamo nulla, non diciamo dove siamo, proprio dal però punto di vista esatto, stilistico. quello sì, sicuramente. E diciamo che si tratta di una missione abbastanza, l'abbiamo detto, avanzata. All'interno del gioco, in particolare qui vi facciamo un pochino vedere, adesso sono le armi quelle più particolari che magari si sono un po' viste meno e che nella demo non c'erano. Tutto Nella sei già fattispecie è ambientato una bella questa, S, eh? Aquila ed Eryx. Vabbè, sto giocando a livello di difficoltà Nephilim, che è il più alto disponibile all'inizio. Ti stai bullando, quindi. No, No, pareva assolutamente, così. anche perché il gioco, secondo me, ma lo sanno poi tutti i fan, è uno di quelli che merita di essere Giocato giocato a dei proprio. livelli di difficoltà Deve farti male. proibitivi, esatto. Nel frattempo vedi che mi hai già menato sfiga perché mi stavo facendo le Allora, belle ricordiamo cose. intanto, come era già successo per il nostro primo video che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, che possiamo farvi vedere 4 minuti di questo livello. Non possiamo mostrarvi niente che abbia a che fare con la narrazione, quindi tutte le scene animate che eventualmente si frapporranno tra noi e il gioco nei prossimi 2 minuti circa, dovremo tagliarle. E quindi niente, quindi continuiamo a vedere Marco che mena della gente con. Con delle lame rotanti che neanche Mazinga. E quello sopra di te è tipo un È treno un della treno morte. dove, tra l'altro, che ci permette di fare delle uccisioni contestuali. Se adesso ripassa, ve le faccio Ah, anche ok, lo lanci vedere. sopra quando passa lui e se lo Esatto, e lui trita via. Ce si fa parecchio male. Soprattutto, ce la farò, ce la farò, non ce la farò, ce l'ho l'hai fatta. fatta. Sono punti extra, Sono oltretutto. punti extra, sì, perché comunque è un tipo Uccisioni di uccisione environmental. spettacolare. Esatto. Diciamo che il sistema di combattimento, lungi da noi trarre già delle conclusioni, ci mancherebbe, per quello vi rimandiamo alla review che arriva Ok. Il i 14, 14, quindi fra non sparo le 14, pochissimo. fra pochissimo, esatto, però vi serve un po' per farvi un'ulteriore idea sul sistema di combattimento e perché no, se siete amanti dello spoiler, se no, peggio per voi. Facciamo così, noi non diamo commenti adesso sul gioco, però potete darli voi nei commenti, potete tirare le vostre conclusioni, come detto, voi non ci state giocando, però qualcosa già state Sicuramente vedendo, già eh. vedere anche un livello un pochino più avanzato per farsi comunque un'idea già anche della cornice a livello artistico e scenico che si era già un po' intuito essere particolarmente curata. Però, come dire, anche a vederla da qui, no, qua saltiamo perché le cutscene non possiamo farle Dai, vedere. abbiamo ancora 20 secondi circa. Addirittura, per però Sì. fare una bella Un altro bel mazzata salto con le perché. arpie qua che si vanno a pestare, che è un piacere. Intanto Tra continua a l'altro, inanellare la combo. cosa particolare che vorrei far notare, mancano 5 secondi, è che in questo stage sto combattendo al volo per aria su una zona di Scaduto, vetro scaduto, che si può rompere. scaduto, Diciamo solo questo. scaduto, Vai, mettiamo scaduto, in pausa. pausa e stiamo qua tranquilli per tirare le ultime somme. Diciamo che abbiamo fatto vedere uno stage di gioco un po' avanzato. Vi rimandiamo naturalmente all'approfondimento contenuto nella recensione, nella video recensione che abbiamo già Per quanto detto, in pubblicheremo arrivo. il 14 gennaio, l'abbiamo già detto, però magari L'abbiamo qualcuno è già stato disattento detto. perché stava guardando Dante che faceva pezzi la gente. E come ho già detto l'altra volta, se volete approfondire, mi faccio Tu, pubblicità da questa sole. volta, ogni Esatto. volta. Questa volta dico che c'è una bella intervista. Sempre bella. No, Chi l'ha bellissima. fatta L'ho questa intervista? fatta io, a Ah, Talexi. ok. Però pensa, mi ha suggerito una delle domande, me l'ha suggerita un amico e lettore, quindi vabbè, era Vogliamo salutare interessante. questo lettore. Sì, salutiamo.
Chi è questo lettore? Faccelo sapere. No, non lo diciamo, lo non si può sapere. Va bene, dai, dovrebbe essere sì, la prossima volta che ci vedremo con Devil May Cry sarà per il giudizio per definitivo, per il verdetto. Che insomma, tutto sommato è il primo grande gioco del 2013. Però così è già uno spoiler. No, le aspettative. Quando si parla di classica AAA, bravo, magari qualcuno ogni tanto fa confusione. AAA non è la valutazione di un gioco dal punto di vista qualitativo. È l'impegno, certo, lo sforzo economico per promuovere, cioè quello che una società si aspetta. Le risorse produttive che hanno investito. Si aspetta, questo, esatto, quindi sicuramente Capcom ha investito molto e si aspetta molto da Devil May Cry. E scopriremo se farà bene ad aspettarsi molto. Va bene, noi ci vediamo allora tra qualche giorno. Ciao a tutti. Ciao.